comunque. Forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Buonasera, voglio e forza Napoli. Stasera voglio spendere due parole contro questo individuo qua che andrete a vedere. E poi dopo vorrei parlare con... vorrei dire due parole al mio carissimo amico speciale Giuseppe Di Carluccio. Prego, guardate il video. Una netta, lo sto, datemi una netta, perché mi perdonerete l'ennesima volgarità. Alle donne mi rivolgo che vedranno forse, chissà, questo video. Chi non l'ha, chi l'è, è in un quarto di pugnetta. Chi non l'ha, è figli in un spermatozzo zuppo, c'è cota. Allora sta, ci immaginiamo. Lille, che ti devo dire? Caro Giuseppe, ma tu cosa gli vuoi dire a quello? E spiegami a me, caro amico, fratello azzurro, cosa gli vuoi dire? A un essere così schifoso, cosa gli, che che confonde lo sport con i problemi e le disgrazie che il Signore purtroppo a te ti ha dato. Caro Giuseppe, a te personalmente non ti conosco fisicamente, ci conosciamo grazie alla fede azzurra e grazie al social network Facebook. Giuseppe Di Carluccio, io ti seguo da poco, caro Giuseppe, e ti posso assicurare che subito mi sei entrato nel cuore, perché io alle persone come te, purtroppo sfortunate nella vita dal Signore, che ovviamente non sono nate perfettamente come noi, però siete molto più intelligenti di noi, questo è poco ma sicuro. Alla fine sentire un coglione del genere, questo individuo che esattamente di Fisciano, provincia di Salerno. Quindi voglio dire, quindi già so pure dove abiti, a Fisciano, provincia di Salerno. Si rubiscia io le merda. Peppe nel suo video, io l'ho fermato qua, Peppe, ho spezzato il video e voglio dire io qualcosa a questo pezzo di merda, perché Peppe assolutamente non offende, nonostante che abbia offeso. Ma come si fa a dire Madonna, mamma mia, dove siamo arrivati, per una partita di calcio, per sta Juve e merda, che esse di fa due chiamananette per la sua disabilità, è addirittura figlio di uno spermatozoi zuppo, cicato. Ma mettiti vergogna, ti voglio dire una cosa, cara bestia che sei, ti lascio questo messaggio. La prima cosa, non è arrivata nessuna scusa, questo video sta girando, il video di mio amico Giuseppe Di Carluccio. Vi invito a tutti i miei amici su Facebook, Giuseppe Di Carluccio, andatelo a guardare, è la pelle... è la pasta di pane, è un grande, si limita solo nello sfotò, è anti-Rubentino a vita e si limita solo nello sfotò e basta. Quindi vi invito ad iscriversi alla sua pagina a Facebook, perché è una bravissima persona, è come il pane, una bravissima persona. Ti dico solo una cosa, pezzo di merda, perché tu sei un pezzo di merda. Il Signore, perché lui è Signore, no tu, il Signore Giuseppe Di Carluccio, sfortunatamente castigato da Dio, ma fortunatamente con una cervella molto molto meglio della tua, ma ti dà secondo me 100 giri in più, lo sai cosa mi ha scritto sul mio messenger? Mi ha detto, me la prometti una cosa?
Giuseppe Di Carluccio, quello che tu hai offeso, il signor Giuseppe Di Carluccio, quello che tu hai offeso gratuitamente per una partita in merda, è perché la squadra è in merda, caduti, perché tu sei una merda, perché molti rubentini si dissociano da te, quindi vuol dire che sei rimasto quasi solo un muscarafù, perché le che sì. Mi ha detto, fammi una promessa, non voglio, proprio questo ha detto, guardate un po' che persona buona, di cuore, io non voglio che questa persona venga querelata. Queste sono le parole dell'amico fratello azzurro Giuseppe Di Carlucci. Questa persona ha detto non vuole che viene querelata perché c'ha i bambini. Guardate un po' che sensibilità, ma io non lo so, io mi commuovo vicino a questa cosa. Guardate un po' che sensibilità, lui pensa ai due figli che mo non lo so se saranno peggio di te quando si faranno grandi, se prendono esempio da te sicuramente, ma spero di no perché i bambini sono il futuro, dovrebbero essere il futuro sano, però con un padre scema come te, secondo me sano non può essere, però io spero sempre e prego che saranno sani. Ma mi viene proprio il dubbio, ma è il dubbio col vero senso della parola, con un padre scemo come te, c'hai oltre 50 anni, oltre 50 anni, mettiti vergogna per una partita. Il male ce l'abbiamo a casa nostra, vai giù, il male, io tutti i rubentini, allora io ho abitato ancora, sono stato a Ferrara, avevo a Ferrara sti pichini rubentini, ancora la stessa cosa, io ho amici. Una poco, chiù rubentini e no napoletano, perché giustamente qua ci stanno i napoletani, è piena d'anguno, ok, però ce n'ho tanti, si può scherzare, sempre nei limiti, nello sfottò, eccetera, eccetera. Io la munnezza vera e propria, la munnezza vera e propria, ma col vero senso della parola, l'ho vista a Napoli, i campani rubentini. Ecco qua, tu sei l'esempio in persona, come te, tanti altri e via dicendo. Quindi voglio rispondere pure a un youtuber, Musicchie Munnez, voglio rispondere che le offese, eccole qua. La tua squadra, i tifosi della tua squadra che ti guarda un po' a chi si virano di prendere in giro, guarda un po'. Comunque Giuseppe, io te la posso dire una cosa, io ti chiedo scusa, io ti chiedo scusa perché mi vergogno di vivere in questo mondo con sta gente qua, te la chiedo io scusa, te la chiedo perché io guarda, io no, te l'ho detto, non ti conosco personalmente, non ti conosco personalmente e voglio avere il piacere quando scendo a Napoli di conoscerti, c'ho il piacere di conoscerti perché voglio avere questo piacere di conoscere perché tu per me, come te e tanti altri, per me queste persone qua che Dio le ha castigate, però gli ha dato un altro dono, l'intelligenza che questi non ce li hanno. Per me tutte queste persone qua che Dio gli ha dato un castigo in un certo senso della loro vita, per me io le classifico persone speciali e poi tu giustamente, non ti curare di queste cose. Tu sei una di quelle persone speciali perché tu c'hai un cuore enorme e si vede nei video per come parli, per i gesti d'amore che fai verso chi ti vuole bene, i tuoi fan, eccetera. Sei una bravissima persona. Quindi, non ti curare di questo pezzo di merda. Ci ho pensato io a comunque a riempirlo di parole perché questa è solo una merda. E ti dico un'altra cosa a te, Rubentino. Ringrazia il Padre Eterno, ringrazia il Padre Eterno, veramente ringrazia il Padre Eterno, che è Giuseppe Di Carluccio, il signor Giuseppe Di Carluccio, il signor amico mio azzurro, ha detto che non vuole che tu venga querelato. Ringrazio il padre, ma almeno abbi le palle e l'umiltà di chiedere scusa, di fare un video messaggio, perché tu adesso l'hai cancellato questo video, di fare un video messaggio di chiedere scusa. Spero che questo video mio
arrivi a quel pezzo di merda questo messaggio, perché sto aspettando il video che ce lo fai di scusa, perché sei un pezzo di merda. E te l'ho detto, ringrazia il Padre Eterno. Il mio amico Giuseppe Di Carluccio ha detto che tu non devi essere querelato perché c'hai figli e non vuole il tuo male. Ringrazia il Padre Eterno, se no altrimenti a Fisciano, provincia di Salerno, venivano i guardi fino a casa perché te li mandavo io, hai capito, pezzo di merda, tutto qua. Giuseppe, io ti voglio bene, cate tengo io come Napoli, come tengo a te tutte le persone speciali, come te, ciao vaiù e forza Napoli, ciao Giuseppe, come dici tu, ci magnamma, come dici tu, e come dici, tutto resta, munnezzi e si chiude, ciao belli e forza Napoli. Barra pa 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 pa